questa grande basilica che state vedendo conserva un miracolo ancora più grande, immenso, il miracolo eucaristico. Questo miracolo noi l'abbiamo grazie a un furto avvenuto in questa basilica il 14 agosto del 1730. La mattina di quello stesso giorno furono consacrate molte particole, cioè molte ostie, e furono consacrate perché si pensava che venisse molta gente alle altre messe. Naturalmente noi sappiamo dalle cronache che durante una processione in Duomo queste particole furono rubate nella cappella di Sant'Antonio, in questa basilica, e poi furono ritrovate il 17 di agosto, sempre del 1730, nella chiesa di Provenzano. Qui in questa basilica le sacre particole sono state messe dal ladro che le ha rubate e le ha poste proprio mettendole dentro questa buca delle offerte. Questo è stato il primo miracolo, secondo me, perché davanti a questo furto il ladro ha visto anche la sacralità del contenuto dell'episside che aveva rubato. Sono le 223 ostie che ancora sono rimaste in mezzo a noi, incorrotte, intatte e fresche. Perché il Signore ha permesso che si realizzasse questo miracolo, queste ostie consacrate continuino a vivere nel tempo. Noi qui abbiamo non una reliquia qualunque, ma noi abbiamo la presenza vera e propria di nostro Signore Gesù Cristo. Le particole sono intatte, fresche e incorrotte. Intatte perché non presentano segni di muffa, non presentano alcun segno di incorruttibilità. Incorrotte perché continuano a vivere nel tempo. E fresche perché se le guardiamo da vicino, noi vediamo che sono ancora, hanno i bordi proprio intatti, non sono consumati da niente, da nessun tipo di agente atmosferico. È importante ricordare che anche in una delle prove che si è stato fatto durante questi anni, è stato visto che nel coperchio, dove stavano dentro le ostie, c'era presenza di muffa sopra il coperchio, ma non dentro dove era presente l'Eucaristia. Penso sia importante per tutti noi perché ci ricorda veramente la presenza di Gesù in mezzo a noi. Il beato Giovanni Paolo II, nel settembre dell'80, quando venne qui a Siena, mostrategli le sacre particole, disse solamente tre parole: è la presenza. Questo furto è documentato in questo manoscritto, dove si narrano le iniziative volute e promosse sia dall'autorità civile che ecclesiastica all'indomani di questo evento che letteralmente sconvolse l'animo della fede dei senesi. Addirittura fu sospesa la corsa del palio, il palio dell'Assunta del 16 di agosto, che per chi conosce Siena sa benissimo essere la vita stessa della città. E sono narrate proprio in questo documento gli inviti da parte dell'autorità ecclesiastica a tutti i fedeli della città ad offrire preghiere, adorazione eucaristica, sante messe in riparazione del furto sacrilego. È risaputo che le ostie, che sono pane, sono farina e acqua banalmente impastata, dopo un periodo brevissimo di tempo seguono gli eventi della corruzione del tempo, dei batteri, delle muffe. Di fatto dopo 50 anni si iniziò a parlare di miracolo eucaristico e da qui iniziarono una serie di ricognizioni, almeno 14 sono quelle di cui ne abbiamo notizia, dove semplicemente queste ostie venivano analizzate dal punto di vista esteriore, venivano consumate e tutti i testimoni le parlano ovviamente di un sapore del pane di un'ostia così come se fosse stata appena confezionata. La prima
delle ricognizioni dal punto di vista rigorosamente scientifico condotta fu nel 1914 da parte di un'equipe capitanata dal professor Ciro Grimaldi. Le analisi del professor Grimaldi dimostrarono in maniera evidente ed inconfutabile la presenza dell'amido, per cui queste sacre particole era indiscutibile che fossero pane. È un miracolo in atto, perché queste ostie sfidano le leggi della natura e della scienza e a distanza di quasi 300 anni sono ancora come fresche, come se fossero state confezionate pochissimo tempo prima. È il pane, è il corpo di Cristo, è il pane vivo. Ogni volta che le vedo mi emoziono. Sapere che c'è una presenza reale all'interno di queste particole da così tanti anni, questo miracolo è per tutti noi sicuramente fonte di speranza. Le sacre particole per me rappresentano un miracolo e quindi una manifestazione di Cristo tra noi, viva, evidente, e quindi un qualche cosa in più che rafforza la fede di ognuno di noi. Il momento in cui il Signore passa attraverso le nostre strade.